Amici e amiche carissime di Instagram, ben tornati, ben trovati o benvenuti ad una nuova puntata di Leonardo Risponde. Cominciamo subito con la risposta alle domande. Abbiamo avuto questa settimana di pausa, per me insomma assai opportuna, ecco, di rigenerazione spirituale. Adesso ben volentieri riprendiamo la vita ordinaria con la prima domanda. Fra Franci 65 scrive: buonasera padre, i grandi maestri di spirito dicono che nella vita spirituale o si va avanti o si va indietro, non si resta fermi. Qual è il campanello che ci fa intendere che stiamo andando, presumo, indietro? Il campanello non è uno, il campanello sono tanti, d'accordo? Il primo campanello è una, come dire, maggiore inclinazione, tendenza o caduta nel peccato, a seconda poi delle circostanze, a seconda della situazione in cui si trova la persona. Può essere il peccato mortale, può essere il peccato veniale, bisogna vedere di quale soggetto si parla, diciamo, quindi a che grado, diciamo così, di perfezione si trova. Insomma, per un principiante regredisce se torna a fare il peccato mortale, un proficiente regredisce se pecca volontariamente, abitualmente, anche venialmente. Uno che tende alla perfezione pecca anche se non cura bene alcune pratiche di perfezione. Quindi c'è anzitutto un indebolimento, quindi un intorpidimento della vita morale, e poi un intiepidimento e un rilassamento della vita interiore. Quindi si prega di meno o si prega peggio, si prega male, si prega di fretta, e così vale insomma per quanto riguarda i sacramenti, e si avvertono delle volte, diciamo così, delle tracce incipienti di quella che tecnicamente si chiama accidia. L'accidia non è semplicemente, come qualcuno pensa, la pigrizia, ma l'accidia è la pigrizia e, diciamo così, il tedio nelle cose di Dio. Non la pigrizia nel senso che uno sta in panciolle perché non c'ha voglia di lavorare, no, è lo sciopero, diciamo così, nelle cose di Dio. Quindi ecco, queste sono alcune spie, diciamo così, abbastanza tipiche, insomma, del fatto che si sta tornando indietro, così come poi la scarsa cura della propria formazione, insomma, che sono poi conseguenze di quanto appunto già visto. E dove sta la seconda domanda? Sto scorrendo. Il gatto io dice: buonasera caro padre, le volevo chiedere una cosa. Rebecca viene identificata con la Madonna, non è esatto questo qui, anche nel trattato di Montfort, ma Rebecca ha ingannato il marito Isacco per favorire il figlio preferito Giacobbe. Il gatto io, allora, Rebecca non viene affatto identificata con la Madonna, come tutte quante le figure veterotestamentarie. Le figure veterotestamentarie non si identificano con le nuove con le figure neotestamentarie, sono tipi, si chiamano così tecnicamente. Il Vecchio Testamento è, posso parlare di questo perché è oggetto, insomma, della mia tesi dottorale, insomma, quindi so di cosa parlo, no? E le figure dell'Antico Testamento sono tipologie, che significa il tipo rispetto all'antitipo ha qualche cosa di meno e di molto più imperfetto, quindi ha delle somiglianze ma anche delle grosse differenze. Quindi Rebecca è assunta come figura, in greco è tipos, in latino appunto è figura della Madonna, proprio in quanto è la madre di Giacobbe, ed è colei che, anche attraverso quegli artifici, insomma, che evidentemente sono fenomeni d'Antico Testamento ma non sono, come dire, da imitare alla lettera, riesce a far avere a Giacobbe la prima genitura. Quindi Giacobbe è tra l'altro figura nell'Antico Testamento dei predestinati, così come Esaù è figura dei reprobi. Quindi quando ci si accosta a queste realtà non si deve, come dire, avere quella mentalità, come dire, fiscale, che concependo le due figure appunto come sovrapponibili, appunto qui dice come identificabili, dice: ma ti pare che la Madonna va a raggirare qualcuno per carpire la prima genitura? È chiaro che no. Ma non è questo, cioè dire che Rebecca è la figura della Madonna non significa attribuire alla Madonna
alcune deficienze morali. L'Antico Testamento è pieno di queste cose. Nell'Antico Testamento c'era la poligamia, cioè Davide aveva tante mogli. Questo non significa che il nostro Signore abbia vallato la poligamia, no? Invito a leggere perché vedo che ogni tanto, purtroppo, vedo che i miei followers, non solo su Instagram, ma anche altrove, il guaio dei social network, cioè che si seguono molto le cose emotive. Se uno mette la bella foto, e mi tocca farle pure a me, insomma, queste cose qui, no? Si seguono molto le cose emotive, non si seguono molto le cose formative. Io ho scritto una serie di articoli sulla Sacra Scrittura, adesso uno l'ho messo questa mattina, devo ancora postarlo e dargli pubblicità, per esempio sull'interpretazione della Sacra Scrittura. E sul mio blog io pubblico una serie di articoli generalmente a carattere formativo, che tra l'altro sono quelli che ordinariamente scrivo per il settimanale di Padre Pio. E io adesso non è, penso che siano utili, d'accordo, ma non per chi l'ha scritti, perché cioè, gli articoli sulla Sacra Scrittura li ho scritti seguendo evidentemente la De Verbum, che è una costituzione del Concilio Vaticano II, quindi non è che voglio fare pubblicità assolutamente a qualche opera delle mie mani, d'accordo? Non è semplicemente una cassa di risonanza. Però vedo che su certi argomenti, se parli del diavolo, non so, se parli dei peccati impuri, anche i video, no? 4.000 visualizzazioni. Se metti il titolo di un video, La bellezza della Sacra Scrittura, 400 visualizzazioni. Ma sono sempre io che lo faccio. Quindi che significa questo qui? Significa che purtroppo questi strumenti di comunicazione, che sono tanto utili per certi aspetti, ma per altri sono veramente un disastro, e risentono, come dire, di questa tara emotiva. Io sarei molto più contento, insomma, se si vedessero meno le mie fotografie, e se potessi le toglierei del tutto, e sì, magari vedesse di più quello che scrivo. Ma ripeto, non perché lo scrivo io, va bene anche se lo scrive qualunque altro sacerdote, qualunque altro, cioè. Io, se potessi, ne farei volentieri a meno, mi richiamerei completamente fuori, insomma, da queste situazioni, no? Ma quello che sta a cuore a un sacerdote è che un'anima si formi, d'accordo? Quindi un'anima, cioè, questa è una bella domanda quella di questa persona, ci vuole una formazione, insomma, biblica grossa per non porsi questo problema, no? Però su altre cose, un pochino così, cioè, una buona formazione, diciamo così, supplisce, mette in grado un po', no? Mette in grado di cominciare, diciamo così, ad arrivarci da sola alla risposta a certe domande, no? Giobard67 dice: buonasera, pur avendo la possibilità di andare a messa la domenica, è sconveniente andarvi di sabato. Allora, le norme della Chiesa, credo che siano proprio del diritto canonico, queste qui, non della Conferenza Episcopale, purtroppo. Non sono un canonista, ecco, dovrei chiamare il mio amico Don Pierpaolo a farmi da consulente canonico in diretta, ecco, durante che lui è un fenomeno col diritto canonico che si sta ultra specializzando, insomma, io no, non è il mio campo, però su questa materia, su questa domanda, credo di poter rispondere con un sufficiente grado di certezza, insomma, che la soddisfazione della messa festiva con la messa prefestiva è sancita dal diritto canonico. Quindi la legge della Chiesa lo consente. Come tutte quante le cose sancite dalla legge della Chiesa, che è una legge umana, d'accordo? Anche se bisogna rispettarla, perché se è promulgata da legittima autorità, se non dice di fare niente di male, bisogna rispettarla. Questo vale tra l'altro anche per le leggi dello Stato, insomma, no? Quindi, se questa cosa non piacesse al nostro Signore, con chi ha promulgato questa cosa qui, ecco, se la prenderà con loro, non certamente con i fedeli, che applicando la legge della Chiesa stanno tranquilli con la coscienza. Poi, vedete, quando c'è una legge della Chiesa che ti consente una cosa, consentire non significa obbligarti, perché se tu nel cuore ti senti, cioè è un fatto tuo, personale, che ti dà più gioia, più gratificazione, ti dà più senso, diciamo così, soddisfare al precetto la domenica stessa, non è che qualcuno te lo vieta, cioè, ah no, vai contro la Chiesa. Se nonostante che è consentito andare a messa anche il sabato, c'è la domenica. Non vai contro nessuna chiesa, d'accordo? Perché quando c'è una legge permissiva, d'accordo? Il fatto che uno non si avvalga di una permissione non significa andare contro la legge della
della Chiesa, no? L'ho detto 100 miliardi di volte con l'indulto della comunione in mano, cioè il fatto che per indulto, quindi per concessione al fedele che lo chieda, sia permesso, non obbligato, non raccomandato di prendere la comunione in mano, non vuol dire che chi non lo fa dice io vado contro la Chiesa. No, non va fatto contro la Chiesa, perché la scelta della modalità con cui accostarsi alla Santa Comunione è un giudizio di coscienza personale e inviolabile da parte di chi che sia del fedele, di cui si assume la responsabilità davanti al nostro Signore. D'accordo? Un pastore può, se crede, evidentemente in base anche alle proprie convinzioni, orientare una coscienza, dare dei suggerimenti, dare dei consigli, ma non sostituirsi o obbligare, assolutamente, d'accordo? Perché, tra l'altro, anche qui c'è la legge della Chiesa, il diritto canonico, e se uno dovesse fare una violenza su questo punto, priverebbe il fedele del diritto di ricevere i sacramenti, e il fedele potrebbe e dovrebbe anche fare una bella letterina raccomandata alla diocesi e alla congregazione del culto divino dicendo: io desidero conservare la mia libertà e voglio che sia rispettata, e non c'è nessuno che possa violarla questa libertà. Quindi quando c'è una possibilità, quindi una facoltà data da una legge ecclesiastica, non significa che se io preferisco, adesso ai sacerdoti è data la facoltà di portare il clergyman, ma non è che chi porta la veste talare come porto io, qualche volta ho detto anche in certi ambienti, siccome porti la talare sei lefebriano, ma io non sono affatto lefebriano, né sono tradizionalista, l'ho detto tantissime volte, e l'ho detto anche alle autorità ecclesiastiche, io porto la veste talare perché questa è l'abito tuttora ordinario di un ecclesiastico, d'accordo? Il clergyman è una facoltà, d'accordo? L'andare in borghese non è consentito dalla legge della Chiesa, anche se è un'usanza che di fatto è tollerata, ma non è prevista dalla legge della Chiesa. Io dico questo con tutto l'amore, con tutto il rispetto che ho verso tutti quanti i miei confratelli, anche per quelli che vestissero in borghese, perché sono comunque miei confratelli. Ma non è una cosa permessa. Ma cioè non è giusto, capito, che a me qualcuno, siccome porto la stellare, mi debba dire tu sei lefebriano o sei tradizionalista, perché non lo sono, d'accordo? D'accordo? Così uno che va a messa la domenica e vuole andare a messa la domenica, non vuole andare a messa il sabato sera, non vuole andare a messa le prefestive, ha tutto il diritto di farlo. Che vuole prendere la comunione in bocca, ha tutto il diritto di farlo. E non per questo deve essere sentirsi che è preconciliare, d'accordo? Tutte queste frasi fatte, bislacche, d'accordo? Perché nella Chiesa c'hanno diritto di cittadinanza tutti i fedeli che vivono nell'osservanza delle sue leggi. E diventa paradossale, assurdo, cioè che uno che osserva la legge ordinaria e quindi non si avvale di qualche facoltà che deroga a ciò che è ordinario, diventa strano. Cioè, questo è un pochino di strane follie, insomma, di questi nostri scombussolati tempi, no? Massimo Coramusi, buonasera. Don Leonardo, potrebbe spiegare la predestinazione di cui parla San Tommaso nella Somma Teologia? Massimo Coramusi, cioè qui non possiamo fare una catechesi di questa proporzione. Ecco, su questo argomento io ho fatto delle catechesi, l'argomento è molto delicato ed è molto complesso e non si può, come dire, risolvere in una battuta. L'unica cosa che si può dire è che San Paolo parla dei predestinati, nel Nuovo Testamento si parla di questa cosa, è che c'è un errore che la Chiesa Cattolica ha condannato, che è quello di San Giovanni Calvino. Cioè, è quello di Giovanni Calvino, mamma mia che ho detto! Giovanni Calvino è fondatore appunto del calvinismo, quindi di una delle diramazioni della riforma protestante, anzi perché l'ho detta proprio grossa prima, insomma, no? E Giovanni Calvino diceva che Dio predestina due categorie di persone, alla gloria e alla condanna. E questa predestinazione non è mutabile, quindi se ti ha detto bene che ti ha predestinato alla gloria andrai in paradiso, se ti ha detto bene, se ti ha detto male, ti ha predestinato all'inferno, andrai all'inferno e non ci puoi fare niente, d'accordo? Evidentemente la Chiesa Cattolica ha preso non le distanze ma di più da questa cosa,
e ha affermato che Dio ha predestinato, diciamo così, alla grazia e quindi alla possibilità della salvezza tutti gli uomini. Tutti. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità, si legge nella lettera di San Paolo a Timoteo. Ma lui già sa nella sua prescienza che non tutti useranno il libero arbitrio bene e quindi raggiungeranno la salvezza. Quindi Dio conosce quali tra questi predestinati alla grazia giungeranno alla gloria e questi si chiamano, si possono chiamare tecnicamente i predestinati alla gloria, purché questo termine non sia recepito nel senso che è nostro Signore a dire questo sì e questo no, perché il nostro Signore non dice questo sì e questo no, perché sì o no lo diciamo noi, perché per quanto riguarda il nostro Signore ha detto sì a tutti, d'accordo? A tutti, ma non tutti rispondono sì a quello che vuole il nostro Signore. Non occorre sapere altro al di fuori di questo, Massimo Guaramusi, perché poi imbarcarsi in queste questioni diventa sempre abbastanza delicato e complicato. BF, buonasera caro Don, come devo comportarmi in questi tempi in generale nella vita per essere come Dio vuole? Grazie mille. La prima lettura della messa di ieri è quanto basta, insomma, no? Quindi siate santi perché io il Signore sono santo. Si prendono le 7 petizioni del Padre nostro, si vedono le cose che sono davvero importanti davanti a Dio e si cerca di vivere in maniera conforme ad essi, facendo una vita cristiana sana, buona, con sacramenti, con preghiera, con formazione, con osservanza dei comandamenti, con pratica delle virtù, in grado ordinario, in grado più che ordinario, in grado forte, in grado eroico. Queste sono poi scelte che ciascuno di noi, a seconda di come vuole vivere questa vita e l'altra vita, e compirà nella coscienza e nel proprio cuore. Vale.il L'invasione straniera castigo per l'Italia. Dagli scritti di Luisa Piccarreta, 2 novembre 1917. Buonasera Don, ne ha conoscenza, cosa ne pensa? Sembra attualissimo. Allora, negli scritti dei mistici ci sono evidentemente tante cose che vengono dette e che certamente bisogna prendere in considerazione. Il termine castigo, ne ho parlato innumerevoli volte, diciamo così, anche nelle meditazioni sulla Divina Volontà, bisogna saperlo, come dire, rettamente intendere, comprendere e declinare. Ecco, quindi, Poi il problema è che quando viene detto una cosa, noi non possiamo sapere, non possiamo mai avere la certezza che quella cosa che stava detta nel 1917 si riferisca esattamente a quello che sta accadendo adesso con, come dire, il sovraccarico di immigrati che sbarcano in Italia. Insomma, non possiamo sapere con certezza, d'accordo, che quello che stava detto a quei tempi si riferisse esattamente a quello che sta accadendo adesso. Perché non possiamo sapere se, per esempio, se tra 50 anni gli sbarchi quadruplicheranno rispetto a quelli attuali, d'accordo? E quindi ci sarà veramente un'invasione grossa quanto una casa. E, certamente, su questo vorrei anche, insomma, cioè, la dottrina sociale della Chiesa, ma anche alcuni discorsi di Papa Francesco, se uno li va a leggere bene, io li ho letti, d'accordo? È notoria una sua sensibilità a questo aspetto, sensibilità pastorale che può essere più o meno condivisa, ma non pensiamo che Papa Francesco va ad avallare l'immigrazione selvaggia. Io li ho letti i discorsi, insomma, dove dice lui stesso che evidentemente a fronte di un dovere morale di accoglienza di questi poveracci, le leggi dello Stato devono provvedere a fare in modo che l'accoglienza sia sempre proporzionale e in relazione alle forze e alle possibilità che ci hanno di reimpiegarli e alla equa e giusta distribuzione, come dire, del fenomeno immigratorio e tra gli stati che sono tra loro in cooperazione. Io l'ho letto, quindi adesso purtroppo non ho davanti le fonti, ma io le ho lette queste cose qui, capite? Perché noi non dobbiamo mai, come dire, fidarci
dei titoli a effetto dei giornali, insomma, no? Perché io dico, cioè, il capo della Chiesa Cattolica, insomma, quindi la persona che ha la responsabilità del mondiale, non può, diciamo così, cioè, uscire fuori anche da quello che è il comune buonsenso, no? Quindi che dice, venite tutti qui e facciamo l'immigrazione di massa disordinata. E non è così, io l'ho letto, insomma, quindi dentro questi margini ci siamo, evidentemente dentro forme, come dire, assolutamente incontrollate, non ci siamo, ecco. Quindi, spero di aver dato i criteri, diciamo così, di lettura di queste cose, no? Buonasera, Donato, considerando che il verbo si sarebbe ugualmente incarnato anche se Adamo non avesse peccato, in tal caso la condizione della Madonna che avrebbe dovuto custodire in sé il figlio di Dio sarebbe stata superiore a quella di Adamo. Ma adesso queste domande, Felice Papa Pia, insomma, cioè la storia, sia la storia umana, sia la storia della Chiesa, sia anche la storia della teologia, non si può fare con troppi se e con troppi ma, perché noi già balbettiamo, perché balbettiamo quando parliamo di teologia, delle cose che almeno un po' conosciamo dalla rivelazione, perché la rivelazione certamente non dice tutto in maniera chiarissima, ma quello che dice lo dice in maniera vera, d'accordo? Purché uno lo capisca bene. Il nostro compito è cercare appunto di capire quello che Dio ci dice quando si rivela e quando ci parla, che già questo non è tanto semplice, tanto è vero che esiste nella Chiesa anche un carisma particolare, che è appunto la potestà di magistero che hanno coloro che sono insigniti di questa potestà e che hanno la pienezza del sacerdozio, cioè il pontefice anche da solo, il collegio dei vescovi sempre in unione con Pietro, non per nulla, perché non è già facile raccapezzarci tra le cose che Dio ci ha rivelato. Ora, l'incarnazione del Verbo a prescindere dal peccato di Adamo non fa parte, diciamo così, in senso stretto della rivelazione, ma è una opinione che hanno alcuni. E su cui altri, per esempio, non sono affatto d'accordo, perché San Tommaso d'Aquino, per esempio, non era affatto d'accordo che il Verbo si sarebbe incarnato se l'uomo non avesse peccato, perché lui concepiva l'incarnazione solo in vista della redenzione. E quello che noi sappiamo dalla rivelazione è che l'opera dell'incarnazione, per come stanno le cose, è stata finalizzata anzitutto alla redenzione. D'accordo? Questo è certo, questo qui. Il resto lo possiamo, come dire, presupporre, lo possiamo immaginare, lo possiamo dedurre e entro certi limiti, come dire, è lecito, può anche essere bello, ma noi non sappiamo come sarebbe stato il mondo senza il peccato originale, non sappiamo in che modo si sarebbe incarnato il figlio di Dio senza il peccato originale, non, cioè, sappiamo sicuramente che se non ci fosse stato tutto questo, la sofferenza nel mondo non ci sarebbe stata e sicuramente Gesù Cristo non sarebbe morto in croce. E sicuramente la Madonna non avrebbe sofferto tutte le sofferenze che ha sofferto per cooperare con Gesù all'opera della nostra redenzione. Questo è sicuro. Andare oltre queste cose qui, se qualcuno è capace, bravo. Ecco, io sinceramente non me la sento, insomma, no? Quindi qualcosina sì, ma andare un po' troppo oltre no, anche perché si rischia poi, come dire, di cadere o di scadere veramente nel più che opinabile, no? Buonasera carissimo Leonardo, da ieri durante l'alta messa la comunione è distribuita solo sulla mano, a causa del coronavirus è preferibile fare la comunione spirituale, grazie Maria. Allora, qui dipende dalle singole, come dire, diocesi, dalle singole disposizioni che stanno emanando in giro le autorità a cui bisogna ordinariamente obbedire, specialmente quando vengono fatte attraverso, diciamo, le forme adatte, opportune, insomma. Eccetera. Questo problema, allora, l'accostarsi ai sacramenti, ho già risposto prima, è un problema di coscienza del fedele. Per cui io non posso rispondere a questa domanda, d'accordo? Per questa domanda Maria si deve risponderla nella propria coscienza, perché nessuno di noi può essere costretto a fare una cosa che vada contro la propria coscienza. E se non si sente di farla, una cosa del genere, poi dovrà vedere come comportarsi, d'accordo? Cioè, se fare la comunione spirituale, se
adesso non so anche in che tipo di realtà, in che tipo di oasi si trova, se è una misura precauzionale, se parlarne con il parroco, se chiedere udienza e parlare con il vescovo e dire eccellenza, ma io non me la sento, dico che facciamo? Quindi sono situazioni in cui un fedele, sempre nel garbo, nel rispetto, nella dolcezza che caratterizza la vita della Chiesa, d'accordo? Sempre, d'accordo? Questa è la prima cosa. Sempre la prima cosa. Se uno ha qualche difficoltà, può rivolgersi all'autorità e esternare la sua difficoltà. Ripeto, su questo punto della ricezione dei sacramenti c'è una sacralità e una tutela da parte del diritto canonico. D'accordo? Quindi i limiti della violabilità non è che sono molto molto estesi. D'accordo? Quindi, ripeto, dinanzi a una cosa di quel genere, tante le persone mi stanno scrivendo che faccio, che faccio, che faccio, che faccio, dico, tu ci pensi, ci preghi e vedi il da farsi dinanzi a queste cose, perché ti ripeto, allora, anche se la legge della Chiesa adesso consente di prendere la comunione sulla mano, se un fedele non se la sente di compiere questo gesto, per buone motivazioni che vanno rispettate e che se uno le sente non vuol dire che voglia andare contro quello che la Chiesa fa o contro quello che la Chiesa pensa, d'accordo? Quelle vanno rispettate, quelle lì, d'accordo? Ecco, e la coscienza è inviolabile sotto questo punto di vista. Capite? Cioè, anche alcune cose, parliamo un'altra volta del caro Papa Francesco, che non sono state comprese, io ricordo dei discorsi che uscirono fuori tempo fa e che riguardavano appunto il primato della coscienza, che afferma San Tommaso d'Aquino. Cioè, capite? Cioè, io non posso per nessun motivo andare contro una cosa che sento profondamente nel cuore. D'accordo? Se non lo posso fare, che cosa ti può fare in una circostanza del genere? Ci preghi e vedi. Questo il discernimento, dobbiamo imparare a farlo tutti quanti nel nostro cuore, nella preghiera. D'accordo? Dove sta la volontà di Dio? La volontà di Dio si trova, come ho detto infinite volte, quando tu ci hai pregato su questa cosa, ci hai pensato. Ne hai parlato con Gesù, ci hai fatto un bel colloquio e dinanzi alle possibili alternative che ci possono essere, quella che ti dà senso di pace e di serenità è quella dove si trova la volontà di Dio. Quella che ti lascia in qualche modo non sereno, non tranquillo, turbato, c'è motivo di pensare che non è quella che corrisponde alla volontà di Dio. Questo discernimento sulle nostre reazioni, quindi sulle nostre disposizioni, dobbiamo imparare ad averlo perché dobbiamo imparare ad ascoltarci. Cioè, questa cosa non lo può fare nessuno al posto vostro. Io potrei dire quello che farei io se mi trovassi in quella situazione, ma non lo dico, d'accordo? Perché quello che farei io è un discernimento che farei io, d'accordo? In quanto io, in quanto ho questa sensibilità. Questo mio arco di riferimento, questo mio arco di valori che non è detto che corrisponda al 100% ad un'altra coscienza. Né assolutamente me la sentirei di andare a influenzare, d'accordo, il giudizio di un altro, anteponendoti, se io fossi in te farei così. Perché il fatto che sono un sacerdote, il fatto che qualcuno possa avere stima nei miei confronti, se io dicessi io farei così, come dire, toglierei, potrei rischiare di togliere la libertà ad una persona e il comportamento di quella persona non sarebbe frutto di un discernimento interiorizzato, ma semplicemente di una imitazione, come dire, pedissequa di una persona di cui c'hai fiducia, che per quanto ho potuto imparare in questi anni non è un atteggiamento, come dire, raccomandato, a meno che non abbia il sostegno di tante buone motivazioni di cui tu stesso hai, come dire, interiorizzato appunto in coscienza. Spero di essere stato chiaro. Ringrazio per questa domanda perché era una cosa, insomma, delicata. Rita Montante, Ave Maria, Don, volevo chiedere come mai nel Vangelo di San Giovanni non c'è il racconto dell'agonia di Gesù? Gli altri come facevano a saperlo. Allora,
Carissima, ci sto facendo gli incontri biblici sul Vangelo di San Giovanni. Il Vangelo di San Giovanni è l'ultimo Vangelo molto tardivo e San Giovanni non ha scritto le stesse cose che c'erano scritte negli altri tre Vangeli, perché non c'era nessuna utilità, cioè, dell'agonia, cioè, a parte il fatto che San Giovanni del Getsemani descrive un particolare che gli altri non descrivono, cioè che quando hanno catturato Gesù, e la prima volta che l'hanno chiamato e lui ha risposto sono io, sono caduti tutti a terra, e soltanto la seconda volta si è fatto prendere. Perché descrive questa cosa? Perché San Giovanni racconta questo episodio per dimostrare che Gesù si è consegnato di sua spontanea volontà, cioè che se avesse voluto li avrebbe fulminati tutti quanti seduta stante, cosa che gli altri evangelisti non raccontano. Tutte le altre cose che dipendono, diciamo così, dalla particolare impostazione teologica di San Giovanni, che mira ad esaltare la vera natura divina di Gesù, le può trovare o nelle catechesi che sono disponibili in podcast di tanti anni fa, che fece sul Vangelo di Giovanni, oppure sono in corso gli incontri biblici che sto facendo quest'anno, i cui video sono già pubblicati su YouTube, e lì penso, insomma, che si possono. Lorenzo Godio, buonasera reverendo, un sacerdote può per gravi ragioni pastorali celebrare più di due messe cumulative alla settimana? Grazie, buona serata. Allora, un sacerdote, per quanto riguarda la sua vita, come dire, le sue messe personali, come dire, non ha dei vincoli precisi, se non quello grave di avvertire eventuali fedeli che gli chiedono intenzione di messa, che lui intende cumularle con altre, e qualora percepisse più di una offerta non può trattenerle tutte per sé. Una la può trattenere e le altre deve darle, d'accordo? Se è un sacerdote, certamente, che sta incardinato in una diocesi, ordinariamente le offerte delle messe plurintenzionate vengono versate in diocesi. Diverso è il caso delle parrocchie, perché per quanto riguarda le parrocchie, quindi il parroco, o meglio le messe parrocchiali, c'è un documento emanato negli anni addietro, mi ricordo da parecchi anni fa, di un dicastero romano, dovrebbe essere la congregazione del clero, controllo un attimo al volo se non mi fanno i capricci i computer, che per dire semplicemente il dicastero che l'ha esaminato. Eccolo qua, ma poi mi ricordavo bene, è un decreto della Congregazione del Clero del 1991. In questo decreto c'è scritto che le messe plurintenzionali, se necessarie, quindi se la parrocchia non ha la possibilità di soddisfare a tutte le richieste di messe che vengono dai fedeli, possono essere celebrate due volte alla settimana previo avvertimento dei fedeli. Leggo l'articolo, l'ho trovato subito davanti agli occhi. Nel caso in cui gli offerenti previamente ed esplicitamente avvertiti consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un'unica offerta, si può soddisfarvi con una sola santa messa celebrata secondo un'unica intenzione collettiva. In questo caso, paragrafo 2, è necessario che sia pubblicamente indicato il luogo e l'orario in cui tale santa messa sarà celebrata, non più di due volte per settimana. Queste sono le norme della Chiesa, e i pastori nelle cui diocesi si verificano questi casi, prosegue il documento, si rendono conto che questo uso, che costituisce un'eccezione alla vigente legge canonica che prevede che ad ogni singola offerta di messa sia soddisfatta ex justitia con una sola messa e ordinariamente personalmente dal sacerdote che prende l'offerta, salvo la possibilità di, in caso non potesse, di trasferire l'incombenza con la relativa offerta a un altro sacerdote celebrante che lo faccia alle stesse condizioni. Quindi questo uso, che costituisce un'eccezione alla vigente legge canonica, qualora si allargasse eccessivamente, deve essere ritenuto un abuso e potrebbe ingenerare, tra l'altro, progressivamente nei fedeli la desuetudine di offrire l'obolo per la celebrazione di sante messe secondo intenzioni singole, estinguendo una antichissima
consuetudine salutare per le singole anime e per tutta la Chiesa. Ok? Queste sono le norme della Chiesa, non idee personali del sottoscritto, così come quello che ho detto prima. Io ho sempre detto ai miei fedeli, come dire, ai miei fedeli reali della parrocchia, ma anche quando parlo pubblicamente su questi strumenti, che da quando sono stato ordinato sacerdote ho sempre avvertito nella mia coscienza il dovere, d'accordo, di dire non idee mie, anche quando non sono d'accordo, ma di dire quello che la Chiesa dice. Mi piaccia o non mi piaccia, sono tutti quanti, io, a me non piace tanto la comunione in mano, anzi non mi piace proprio per niente, d'accordo? Che lo sanno tutti, d'accordo? Ma se la legge della Chiesa attualmente consente questa cosa e un fedele si presenta in quel modo, io una volta che ho adempiuto i miei doveri di parroco, di spiegare ai fedeli i modi di accostarsi alla comunione, i vantaggi e i pericoli in ogni modo, dopodiché mi devo adeguare, ok? Poi per forza, non ci posso fare niente. Fino a quando questa cosa resterà. Se questa cosa non restasse, io ne sarei ben felice, ma purtroppo per ora ci sta e quindi ci dobbiamo adeguare. Buonasera padre, volevo sapere se la Chiesa Cattolica è favorevole alla donazione degli organi. Abbiamo già parlato altre volte di questa questione. La questione non è ancora chiara, perché nonostante che San Giovanni Paolo II, durante un convegno di, non mi ricordo, credo che era proprio un convegno scientifico dei donatori degli organi, quindi non attraverso un atto di magistero ufficiale, abbia molto cautamente aperto alla possibilità di considerare la morte cerebrale come vera morte, quindi non l'arresto cardiaco, la cessazione della circolazione del sangue, cioè la morte, come dire, la morte, non mi ricordo come si chiama, non la morte cardiologica, la morte, adesso non mi viene in mente, insomma, la morte quella che noi consideriamo tale, quando il cuore cessa di battere e il sangue cessa di circolare, d'accordo? Perché per donare alcuni organi c'è bisogno che l'irrorazione sia ancora presente, perché se il cuore cessa di battere e un organo va in necrosi, un organo che deve essere donato e vivo e pulsante, non lo puoi donare più, d'accordo? Ecco. Allora, quindi tutto il problema della donazione degli organi si risolve a, cioè, tu puoi espiantare un organo ad una persona che fosse ancora viva? Sicuramente no. Ok? La morte cerebrale, cioè l'elettroencefalogramma piatto, è morte della persona o bisogna aspettare che il cuore cessa di battere? Allora, questa questione, ripeto, nonostante, perché l'intervento che San Giovanni Paolo II ha fatto è un intervento fatto in un convegno, se uno legge il tenore lo trova online, è un'apertura possibilistica, l'ha fatta certamente, ma non è un atto magisteriale, d'accordo? E non essendo un atto magisteriale, nonostante tutto il rispetto che si abbia per un Papa Santo, non ha il peso di una pronuncia magisteriale. Per cui se qualcuno ci avesse dentro la propria coscienza il dubbio, d'accordo, che non si sente di acconsentire pienamente al fatto, non sta tranquillo, ecco, che con la morte cerebrale c'è stata una morte vera, cioè anche qui, cioè non c'è nessun obbligo di donare gli organi. Tu che cosa pensi? Tu, allo stato attuale, per quanto mi riguarda, io questa è l'indicazione che mi sento di dare, io, che sono un essere umano, mi pongo, se me lo voglio porre, il quesito di autorizzare o non autorizzare, se si può fare per iscritto, neanche lo so, prima credo di sì comunque, prima della morte, o dire ai familiari, se fare questa cosa o non farla. Non c'è nessun obbligo di farla, nessuno, perché riguardo il bene non esistono obblighi, come dire, particolari e dettagliati di farlo, se non genericamente, insomma, di fare, così come non c'è l'obbligo di donare il sangue, che è sicuramente, donare il sangue è sicuramente una cosa buona e lodevole senza nessun dubbio, d'accordo? Un'incoscienza, sapendo questa cosa, deve allo stato attuale formulare un giudizio di coscienza, sapendo
ci sono diversi bioeticisti forti di quello che ha detto San Giovanni Paolo II che affermano che non ci sono problemi e che con la morte cerebrale c'è morte vera e che quindi la donazione degli organi sarebbe lecita dentro questo orizzonte. Però la questione non è ancora, e io spero che lo sia, se si potrà chiudere, quindi che ci studino ancora, insomma, che facciano altre cose, ma a mio avviso c'è bisogno di un intervento autorevole magisteriale in merito. Poi una volta che il magistero ha parlato, stiamo tranquilli e stiamo sereni al 100%. Io personalmente non sono un moralista né un bioeticista, quindi anche quando mi hanno fatto queste domande, prima, poi grazie a Dio è stato fatto proprio un incontro qui da queste parti, dove è venuta una persona che ha parlato, ha spiegato, parlava in realtà dell'eutanasia e di altre, insomma, questioni ad esse legate, dove ha trattato anche questo tema, aprendo anche un pochino questo orizzonte, no? E quindi non c'è ancora una pronuncia magisteriale definitiva sotto questo punto di vista, per cui allo stato attuale credo che il problema debba essere affrontato dalle coscienze delle persone. Ecco. Carla 2361: se amiamo Dio non da innamorati, ma con rispetto e riconoscenza, siamo comunque buoni cristiani. Grazie. Cioè, Dio, cioè, l'amore che Dio comanda è certamente l'amore della volontà, quindi essere poi innamorati dell'Altissimo lo saremo sicuramente in paradiso. Se qualcuno in questa vita certamente intraprende un cammino di santificazione profonda, di preghiera profonda, di orazione profonda, certamente giungerà ad amare Dio a livello, come dire, forte anche a livello affettivo, e quindi potrà usare, diciamo, questa espressione che si usa, la uso anch'io, insomma, espressione, diciamo così, che si può usare, ma cioè, ecco, va bene, ma che non è l'essenza dell'amore. Gesù ha detto nel Vangelo: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Chi ascolta i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Ecco, quindi, questa è la base dell'amore che Dio ci chiede, no? Donna, la Chiesa cosa prevede, se prevede qualcosa per l'accompagnamento da parte dei laici? Mi dispiace che Galipolizza, ma questa domanda io non la capisco. Actarus Goldrake dice: le messe in Lombardia sono state sospese per il virus. I sacerdoti sono tenuti a celebrarle anche in forma privata senza l'assemblea presente. Questo questo dipende dai... Non credo che nessuno possa proibire di celebrare una messa in privato a un sacerdote. Questo evidentemente poi dipende da quello che voglia fare il sacerdote, così come le disposizioni prese in Lombardia riguarda chi l'ha preso in Lombardia e ne risponde davanti a Dio chi l'ha preso in Lombardia, chi ha preso per queste decisioni, avrà avuto le sue buone ragioni. Non spetta certamente a me entrare nel merito, no? Sempre, ancora questo stesso argomento, Rosario Scapolatiello: qui in Veneto stop alle messe fino ad ora da destinarsi. Messa via radio o internet? Stessa valenza? Ma, cioè, questi discorsi, figlioli miei cari, vedete, con un pochino di buona formazione. Ieri, per esempio, ho fatto, insomma, un messaggio ad alcuni amici, insomma, su un canale di una chat, dicendo: dico, ragazzi, dico... Allora, con tutto quanto il rispetto e con tutte quante le cose, cioè, dico, voi fate parte di un mio canale, per cominciare a essere bombardato di chi stava agitato questo coronavirus, chi c'ha il panico, chi c'ha questo. Dico, ragazzi, dico, allora, nessuno vuole dire, insomma, che se ci sta una emergenza non si debba affrontare nelle sedi, nei modi opportuni, per carità. Ma dico, però, cioè, se fate parte di un mio canale, quindi, come dire, in qualche modo ascoltate alcune cose, insomma, no? Cioè, a me non sembra di aver trasmesso, cioè, io non ho voluto mai trasmettere cose di questo genere, cioè, ho sempre trasmesso una percezione, ritengo congrua, insomma, adeguata, che un figlio di Dio non c'ha paura assolutamente di nulla. Uno che prega, uno che sta in contatto
con il Signore, con i sacramenti, che cerca di osservare i comandamenti, che vive nella santità, affronta la vita con serenità e non ha paura non ha paura di queste cose, neanche di queste cose. Non è che rimane indifferenti, ma le vive nella serenità. Io sto serenissimo, d'accordo? Non credo di essere un incosciente, d'accordo? Né non sto pregando per tante situazioni, ma dentro un contesto di fede, d'accordo? Di fede e di speranza. Allora, questa domanda la risposta è già data, cioè se una messa non viene celebrata a casa mia, ma io che colpa ce n'ho? È evidente che il nostro Signore, se io ho tutta l'intenzione, ci avrei tutta l'intenzione di andare a messa, di fare la comunione, ma non lo posso fare perché l'autorità ecclesiastica ha detto che non si deve fare, ma il nostro Signore me ne fa arrivare lo stesso i frutti. È chiaro questo qui, no? Perché non dipende dalla mia volontà. È evidente. Se uno con gli strumenti che c'ha oggi, c'ha le messe in streaming, c'è sta la televisione, c'è sta le messe su Radio Maria e si sente quelle e fa la comunione spirituale, è evidente, d'accordo? Va bene, meglio che niente, insomma, no? Quindi, perché dove non ci sta la nostra volontà, questo è un insegnamento generale, non c'è mai colpa, non c'è. Ecco, così abbiamo risposto anche a piccoli 57. MatteoMereo.1 dice che pensa dell'apparizione di Anguera è ancora favorevole. Allora, il pensiero su un'apparizione, Matteo Mereu, non spetta che sia dato a un. Non spetta darlo a un sacerdote, ma spetta darlo all'autorità competente del luogo dove le apparizioni avvengono, che è il vescovo. D'accordo? Le apparizioni di Anguera, che sono tuttora in corso, così come quelle di Medjugorje, sono delle apparizioni particolari, d'accordo? A valenza doppia, diciamo, a carattere doppio. Ci fece una conferenza tempo fa. La prima parte delle apparizioni, diciamo così, fino a una ventina d'anni fa, ricalcano l'atmosfera delle apparizioni mariane, quindi messaggi formativi di vario genere sul rosario, sulla messa, sull'Eucaristia, sul diavolo, sulla confessione, sulla conversione. Quindi, da un certo punto in poi, i messaggi assumono toni decisamente differenti, apocalittici, profetici, attratti allarmistici. E in alcune manifestazioni presentano delle problematicità che sono poi andate aumentando nel corso del tempo, specialmente poi negli ultimi anni. Quando io parlai di queste cose, alcune ulteriori, diciamo così, accentuazioni di queste dinamiche, ecco, non c'erano ancora state, d'accordo? Poi si sono verificate ulteriormente. Ecco, per cui allo stato attuale io preferisco sospendere il giudizio, dato che non spetta a me, non ho mai avuto un giudizio favorevole, d'accordo, in senso stretto. Sembravano, d'accordo, complessivamente, mi sembravano complessivamente attendibili, ma comunque problematiche, ecco, per certi aspetti. Il tasso è aumentato, per cui il giudizio è, almeno per quanto riguarda me personalmente, sospeso, d'accordo. Punto. Come ho detto tante volte, cioè, gli interventi straordinari e soprannaturali del cielo sono fondamentalmente finalizzati a aiutare chi in qualche modo è carente da un punto di vista di formazione e di spiritualità ordinaria, nel senso. Se una persona, come ho già detto e ripeto, perché la Madonna in dovunque vada, d'accordo, dice, se una persona vive in grazia, osserva i comandamenti, dice il rosario, va a messa, si comunica, ad sta tranquillo e non deve temere di niente e di nessuno. Io penso che questa cosa, perché il fine principale di ogni apparizione mariana è la salvezza e la santificazione dei figli
che Maria vuole ottenere attraverso tutte quante le forme e le modalità possibili. Sono tante, sono, d'accordo? Ora, certamente molte di esse sono autentiche, è possibile che in qualcuna di esse ci si sia strufolato qualche cosa, il giudizio è molto difficile, d'accordo? Quindi, in tutto quello che c'è di buono, io ritengo sempre, tutto quello che c'è di buono, che uno lo prenda, va bene, d'accordo? Quando si entra, diciamo così, ripeto, nell'apocalittico, allora lì bisogna anche un pochino vedere, perché a volte, alcune cose possono fare più male che bene a certe coscienze, capito? Quindi bisogna fare un pochino di attenzione. Spero di essere stato anche in questo caso chiaro. Qui abbiamo già risposto. Qui abbiamo già risposto. Ok, sono sempre le stesse domande. Don, non ho capito una cosa. Se per esempio il vescovo dice che la consolazione non ci si deve inginocchiare e invece il fedele si inginocchia, quest'ultimo viola l'obbedienza. Ma allora, Gallipolizza, cioè... questi discorsi non credo che si possano fare, insomma, perché un vescovo non potrebbe dire che alla consacrazione non ci si deve inginocchiare, perché le norme del Messale Romano, anche della nuova traduzione in arrivo, dicono che dall'epiclesi fino al mistero della fede, chi non sia legittimamente impedito, è chiaro che se c'è una protesi a una gamba o se si è appena operato al crociato e non si può inginocchiare, deve stare in ginocchio. Punto. D'accordo? Ecco, la deroga ad una norma di diritto canonico o di diritto, insomma, sì, di diritto liturgico, insomma, quindi che viene non è nelle facoltà consentite di un vescovo, d'accordo? Il Papa potrebbe prendere quella cosa e cambiarla, e se il Papa la prende e la cambia, l'ha cambiata il Papa e non si discute, d'accordo? Ecco, quindi e se un vescovo dice una cosa di questo genere, è evidente che si va a parlare con Sua Eccellenza e si dice: scusi Eccellenza, ma questa cosa non si può fare. E questo vale per tutti quanti i fedeli, questo non è nessun atto fatto malamente. Se uno dovesse, come dire, insistere, esistono, cioè, si scrive la congregazione del culto divino e si dice: ma dico, scusate, ma c'è questo pastore che mi obbliga di fare questa cosa, insomma, che va contro non solo la mia coscienza ma contro la norma della Chiesa, devo farla. Stare tranquilli che poi interverranno le autorità superiori, perché se io faccio una stupidaggine o faccio un abuso, i fedeli hanno il diritto e a volte il dovere di scrivere al mio vescovo e dire: Don Arda ha fatto questo abuso. Il vescovo mi chiama e mi corregge, e se non mi correggo prenderei provvedimenti. I superiori del vescovo, il superiore del vescovo è la Santa Sede, cioè sono di dicasteri che collaborano con il Papa, perché i vescovi sono su cum pretro e su petro, d'accordo? Quindi non possono... Su certe cose è chiaro che il vescovo ha potestà immediata, ecco, e ordinaria e piena nella sua diocesi, ma non suprema e universale, d'accordo? Quindi lui deve osservare le leggi generali della Chiesa. Il vescovo non è tenuto, per esempio, ad osservare le determinazioni della conferenza episcopale nella sua diocesi, perché una conferenza episcopale non gli lega le mani, ma le norme della Chiesa le deve osservare lui per primo, d'accordo? Deve osservarle lui e deve urgerne l'osservanza ai fedeli. E guai se non lo fa. D'accordo? Per cui questo esempio è un pochino irrealistico, d'accordo? Quindi è evidente che in quel caso del genere non c'è nessuna obbedienza che si deve... perché il vescovo non ha l'autorità di andare contro una norma liturgica. D'accordo? Ecco. Abbiamo 1:57... Buonasera, Don Arda, sono di Torino. Da stasera il vescovo ha deciso che le messe siano sospese. Come possiamo fare noi cristiani? Ok, abbiamo già risposto a queste domande. Ok, penso che possiamo avviarci verso la conclusione, così non
non ci rivediamo. Bene, ci sentiamo se di ora la prossima settimana. Vi do la mia benedizione a tutti quanti. Santa notte a tutti e Ave Maria.